Le ronde di vigilantes sono già in atto a Pisa e per quello che leggo mi sembra che sia una cosa, diciamo, positiva, ma non assolutamente risolutiva, perché i vigilantes non hanno la possibilità di intervenire per la sicurezza degli operatori sanitari, ma devono solamente sono deputati a mettere, diciamo, in sicurezza le strutture. Questo proprio per norme di legge, quindi diciamo che è una soluzione che ci lascia un po' perplessi. La cosa importante, quello che noi abbiamo chiesto, motivo per cui siamo andati in prefettura e abbiamo chiesto un'audizione anche dal procuratore generale di Firenze, è di avere un maggior raccordo con le forze di polizia. Capiamo che non si può mettere una pattuglia in ogni postazione, ma almeno che venga fatta una mappatura da parte delle aziende dei punti più a rischio e lì presidiarli. Ecco, da parte, diciamo, in quell'incontro di prefettura, da parte dell'incontro con la pubblica autorità, c'è stata disponibilità su questo punto che diceva, cioè, dice, vi indichiamo una serie di punti e su quello, in base alla disponibilità che avete, se è possibile vigilare su quei punti, c'è stata disponibilità su questo o no? Sì, assolutamente disponibilità. Siamo stati molto soddisfatti dell'incontro con il vice capo di gabinetto e lui si è reso anche disponibile a nome della prefetta di Firenze di fare un'opera di coordinamento con tutte le altre prefetture della regione Toscana. Perché l'altro problema è che ogni azienda magari fa un protocollo di intervento con la prefettura, sono protocolli diversi, non coordinati, invece noi abbiamo bisogno a tutta la regione che venga una regia regionale di questi interventi e che abbiano tutti lo stesso standard, le stesse regole di ingaggio e le stesse possibilità di intervento rapido, perché l'altro problema che noi abbiamo è che quando noi chiamiamo gli operatori, diciamo, delle forze dell'ordine, l'intervento non è così rapido e può essere già successo il problema prima che loro intervengano.